Oggi vogliamo presentarvi un nuovo libro, La completa armatura. È un testo breve, 142 pagine, ma profondo e che tratta un argomento sempre più importante e quanto mai attuale per ogni credente, cioè la battaglia spirituale. Ogni discepolo di Gesù affronta nella vita una serie di combattimenti, una battaglia che Paolo stesso definisce un combattimento spirituale, non contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà di questo mondo di tenebre. Ingaggiamo vari combattimenti, abbiamo varie difficoltà, ma il Signore non ci lascia disarmati, non ci fa trovare impreparati, ci provvede un'armatura completa, perfetta, che Gesù ha già indossato per noi e prima di noi fino ad arrivare sulla croce del Calvario, dove ha conquistato la più grande delle vittorie per te e per me, quella contro l'avversario delle anime nostre. Questo libro scritto da Ian Duguid, che è professore di Antico Testamento presso il Westminster Theological Seminary, ha un PhD ad Oxford, ha fatto il missionario in Liberia, quindi stiamo parlando di una persona che sa quello che scrive, quello che dice, perché l'ha vissuto in prima persona, ci viene descritto nei dettagli ogni parte di questa armatura che Dio mette a disposizione ad ogni suo figliuolo. Si parla della cintura della verità che dobbiamo indossare, cingere i nostri fianchi ogni giorno per rimanere saldi nel nostro combattimento. Si parla della corazza della giustizia con le sue scaglie robuste che difendono il nostro cuore, i nostri affetti. Viene ricordata l'importanza dei calzari dello zelo evangelistico, perché il credente anche nella battaglia non deve mai dimenticare di annunciare tutto l'Evangelo. E poi che dire? Lo scudo della fede che ci protegge dai dardi infuocati del maligno, dagli attacchi dell'avversario che dà l'assalto all'anima nostra. E poi l'elmo della speranza che ci serve per proteggere i nostri pensieri. Ebbene, questo libro è un vero e proprio manuale di battaglia che analizza ciascuno dei pezzi dell'armatura spirituale che Paolo descrive al capitolo 6 della lettera agli Efesini, esortandoci a indossarla ogni giorno e confidando che la forza, la capacità che ci vengono dal Signore ci permettono di affrontare questo combattimento spirituale. Ora, alla fine di ogni capitolo ci saranno delle brevi domande per stimolare la riflessione personale o di gruppo. E poi a fianco a questo abbiamo preparato anche delle risorse speciali che vogliamo mettere a tua disposizione. In descrizione troverai un link per leggere l'estratto del primo capitolo di questo libro e poi un altro link dove puoi ascoltare altri contenuti del libro stesso in un podcast dal titolo Spirito e Vita. Un altro libro molto bello che ci teniamo a ricordare, che abbiamo già pubblicato qualche tempo fa, è Conosci il tuo nemico, il nostro combattimento spirituale e la vittoria che abbiamo in Cristo Gesù. Un testo che non si perde in speculazioni fantasiose, strane metodologie, ma che va dritto a quello che la Bibbia dice realmente. Anche questo titolo lo puoi trovare su adimedia.it. Perciò buona lettura. Leggete questo libro, sarete rafforzati spiritualmente, in grado di affrontare ogni vostro combattimento spirituale. Dio vi benedica.